Non accadeva da 2 anni e mezzo che la Vigor perdesse 2 partite consecutive e per questo motivo l'ultima debacle casalinga contro l'Aquila ha determinato amarezza in società e nella tifoseria. Tra i protagonisti dell'ultimo match l'attaccante Antonio Broso, alla ricerca della sua migliore condizione. Sto piano piano trovando la condizione ottimale, peccato per ancora recrimino quel rigore non concesso che poteva magari cambiare le sorti della partita, però tutto sommato a livello personale sicuramente c'è da far meglio, però mi è servita per mettere benzina nelle gambe per poi trovare la condizione migliore. Broso conosce molto bene il mister del Campobasso, prossimo avversario della Vigor, che dovrà dunque affrontare un altro impegno particolarmente impegnativo contro una delle protagoniste di questo girone di Serie D. Ho avuto l'anno scorso il loro allenatore, quindi so come prepara le partite, so che sicuramente ci aspetterà una grossa battaglia, anche perché loro vengono come noi da 2 sconfitte, sicuramente vorranno riscattarsi anche loro, però li rispettiamo sicuramente, ma sappiamo che se giochiamo come abbiamo fatto in qualche partita precedente, sicuramente possiamo metterli in difficoltà. Dobbiamo solo ritrovare la serenità di giocare con la mente libera. Insomma, domenica a Campobasso sarà una vera e propria battaglia per la Vigor, purtroppo sempre alle prese con acciacchi ed infortuni. L'attaccante rossoblù resta fiducioso. Questo gruppo è in grado di sopperire avendo una rosa lunga ad alcuni infortuni, soprattutto di giocatori importanti, però è chiaro che quando te ne vengono a mancare 4-5 tutti in un colpo sicuramente si fa sentire, senza nulla togliere i ragazzi che hanno giocato, che sicuramente hanno dato tutto, hanno fatto molto bene.